A Catanzaro, manifestazione Fillea CGIL sulla crisi del settore costruzioni. Quel cuore che ti amava tanto, il titolo della commedia in due atti di Piero Procopio, andata in scena al Teatro Comunale di Soverato. Il Volley Soverato vuole riprendere la corsa. Buonasera da S1 News. A Catanzaro si è svolta una manifestazione della Fillea CGIL sulla crisi del settore costruzioni. Vediamo il servizio. Siamo qua oggi per manifestare e per sollecitare le istituzioni, quindi il governo, a sbloccare questi cantieri. Noi abbiamo nella provincia di Catanzaro, di Crotone e Vibo, delle opere importanti che a tutt'oggi sono rimaste, voglio dire, non partono. Quindi a Vibo c'è l'ospedale su cui ci sono state fatte solo opere complementari, però di costruzione ancora non se ne parla. Per quanto riguarda Crotone, abbiamo tutta l'antica Croton, un altro progetto che è di parecchi milioni di euro, che anche quello ad oggi non è partito. Sulla bonifica ci sono altri lavori. Quindi c'è una serie di opere che materialmente oggi sono bloccate, ma che sono tra l'altro pure finanziate, che però hanno questo stop. Quindi chiediamo appunto in questa manifestazione di oggi di riaprire questi cantieri, perché una regione martoriata come la Calabria, dove la disoccupazione ormai dilaga, voglio dire, e non solo, chiediamo pure un'altra cosa a cui particolarmente in questi mesi ci ha visto come organizzazione sindacale porre un'attenzione forte, che è quello della prevenzione, quindi prevenire gli infortuni sui posti di lavoro, che su questo argomento, voglio dire, purtroppo, ahimè, la Calabria porta la maglia nera di questo primato, triste primato, che su questo noi faremo tutte le iniziative, metteremo in campo tutte le iniziative affinché, voglio dire, finalmente, voglio dire, si parla di lavoro, non si parla di vittime sul lavoro. Sì, oggi le federazioni delle costruzioni di Fillea, Filca e Fenea tornano in piazza a livello nazionale. Noi siamo qui a Catanzaro per dire al governo nazionale, al governo regionale e anche alle istituzioni locali che c'è un problema del settore, del rilancio del settore delle costruzioni che è in piena emergenza. È in piena emergenza con, come dire, tanti disoccupati lavoratori edili che non riescono più a rimettersi nel mondo del lavoro. E noi entro mezzogiorno avremo l'incontro con il prefetto dove porteremo alcuni punti della nostra martoriata Calabria, cioè rilanciare le infrastrutture, rimettere un po' tutto, come dire, tutto quello che riguarda il dissesto idrogeologico, guardare un attimo al dumping contrattuale, al lavoro nero che in Calabria dilaga. Tutte ragioni queste che fanno sì che la Calabria, come dire, è ai vertici più bassi nell'ultimo decennio. Se voi pensate che solo negli ultimi 10 anni si sono persi in Calabria oltre 24.000 posti di lavoro e sono state chiuse 2.700 imprese, un dato che per noi è veramente, come dire, drammatico. Qualche dato più recente che riguarda la Calabria e le costruzioni? Ma la Calabria, le costruzioni, sappiamo tutti che ci sono tante, tante opere, tanti investimenti che possono partire, ma che purtroppo per una ragione o per un'altra stanno subendo tanti rinvii. Mi riferisco alla costruzione dei 3 ospedali, quello della Sibaritide di Vibo e di Palmi, così come uno dei più grandi investimenti che negli ultimi 50 anni abbiamo avuto in Calabria, il cosiddetto megalotto, terzo megalotto della 106, che va da Roseto Capospulico a Sibari, un investimento di 1,3 miliardi che, come dire, darebbe tanto sfogo ai tanti lavoratori edili calabresi. Quel cuore che ti amava tanto è il titolo della commedia in due atti di Piero Procopio, andata in scena al Teatro Comunale di Soverato. Il servizio. Cara Caterina, tu non capisci niente, anzi, se la dobbiamo dire tutto, non ha mai capisciuto niente. E dopo che capisci tutto tu, non vale la pena, ma capisci tutto io. Quando un dottore ti disse ma ti pigli i pinnuli lontano dai pasti, non significa che hai di essere distante da quant'era dei cannoli. Ma chi te faccio io, ogni volta mi braccio. E a te ti costa tanto parlare con tuo fratello? Sa cosa fa un pomodoro alle 7 di mattina? Salsa. Niente, no? E una patata? Senti che questa veramente ti cade nei gangalelli. Senti, 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 senti. C'è Biatta Palermitana di facili costumi. C'è il Bottana. Non mi vuole fare un sorriso, va bene. Certe notti la sento russare, che non posso credere sia proprio tu.
certe notti ti rivoti nel letto, poi va al gabinetto e non dormo più. Non mi va niente, papà. Lo sa che dicono tutti i dottori? Che per affrontare questa bestia dobbiamo essere sempre propositivi e sorridenti. Sarà una banalità, ma il corpo dice che reagisce meglio. Se tu ti deprimi, noi ne veniamo a capo. Mo rilasso. E fammi un sorriso. Fatto. Piero Procopio ancora una volta assoverato con la sua associazione Hercules, anche su iniziativa dell'associazione Arenile e dell'associazione della donazione degli organi. Piero, io quando ho letto, ho visto quel cuore che ti amava tanto, ho pensato tanto a Mino Reitano, ho sentito poi alla fine la canzone l'ha dedicato, ma non mi aspettavo, devo dire la verità, un argomento così forte, perché no, l'hai detto tu poco fa, non lo diciamo adesso ai microfoni. Quando sentiamo il nome Piero Procopio, sì, pensiamo alla battuta, alla barzelletta, sì, sì, sì. Però questa volta davvero ci hai emozionato. Non ti nascondo che alla mia giovanissima età di 70 anni un occhio lucido si è fatto. Questo mi fa piacere, con tutto il gruppo che vedete alle mie spalle. Mentre stavamo facendo le prove per montare questo spettacolo, avevamo grandi timori, perché noi dicevamo: ma la gente è abituata a immaginarsi noi in vesti comiche, però devo dire che poi siamo stati ripagati. Un argomento forte. Fortissimo. Una persona ammalata di tumore all'interno di una casa, in tantissime case, ahimè, questo accade. Abbiamo cercato di raccontarlo con leggerezza, con garbo, senza aprire ferite che mai si rimargineranno. Quindi dimmi una cosa, come ti sei calato in questa parte? Ripeto, tu e anche quelli che lavorano con te, perché giustamente, sapendo il tuo trend, qual è il tuo modo di operare anche nelle commedie, credo che sia stato abbastanza difficile. Difficile, però se voi avete notato, grazie veramente alla grande professionalità, alla grande professionalità dei miei collaboratori, tutti, dal primo all'ultimo, ma non perché ci sia una classifica, abbiamo cercato di comunque, uso un termine improprio, di sporcare di comicità, ma proprio per dare un livello di godibilità. Stava benissimo. No, sennò va a Siracusa, via Meira, alle tragedie. E invece abbiamo cercato di dare una sorta di equilibrio con battute, anche il personaggio della sorella un pochino tonta. Del figlio un pochettino pazzo. Sì, di mio figlio della vita, Mattia, ma Mirko, che è uno di quegli operatori, che ce ne sono tanti, che vanno in giro per le case. Col naso rosso. Esatto, quei medici col naso rosso, una dottoressa. Insomma, credo che i personaggi, una sorella un po' scapestratella, gli elementi c'erano tutti. Abbiamo cercato di dare il massimo del garbo e di non essere troppo invasivi. Hai detto che sei alla 12ª, mi pare, serata di questa cosa, però tu ovviamente continui anche con le altre tue, sì, commedie, continui con i tuoi spettacoli. Giriamo, magari vai in televisione qualche volta. Sì. Giriamo con 6 spettacoli diversi, dove ci divertiamo, ecco, come ho detto prima di Teresa Barbagallo, che mi diceva affettuosamente: ogni personaggio mi dai un'anima. E allora ogni sera, quando facciamo spettacoli diversi, entriamo in scena con un'anima diversa. Stasera era un'anima un pochino compassata, però bene così. Un buon pezzo. No, Vale, ma tu lo sai che il mio cuore batte solo per la Nutella. Solo per la Nutella. C'è qualcuno che fa verità. È un sacco di e ti conosco troppo. Buone, già, qua. Vale, si chiama Andrea. Eccomi. È alto, bello, con occhi verdi. Vai finire, ma ti mangi sti cosi. Caccia la glice mia, a curva glicata, non è una curva, non rette legno. Catanzaro sta alla Calabria come Roma sta all'Italia. In che senso? E come in che senso? Perché Roma c'è uno sciopero in Valtellina, è vero a Roma. C'è uno sciopero a Praia Mare del Catanzaro. Perché? La differenza qual è? Che Roma, strade larghe, raccordo anulare, autostrade, strade spaziose. Catanzaro una strada. Se metti in un motocarro e attraverso alla sala, blocchi tutta l'Europa. Ma non passi, bro.
Ma per mia, ti credi che è facile? Tutti i notti mi sono ricordato di questa notizia e mi dici: Valè, fatta valigia, che ancora arrivavo. E invece niente, niente. Niente. Forse sei tu chi non ti impegna assai. Forse sei tu chi non pressi abbastanza. Forse sei tu chi sei sbagliata. Sì, hai ragione. Forse sono io che non vado bene. Sì, sei tu che non vai bene. Però guarda che io sto facendo il possibile e l'impossibile per il trapianto, Valeria, per il tuo trapianto. E come dicevamo con Piero Procopio, quando si pensa a una sua commedia si pensa alla ilarità, a quello che potrebbe suscitare il sorriso, però sappiamo, abbiamo visto, è un argomento molto serio quello di questa sera. Siamo con la dottoressa Rossella Anfosso. Lei ha detto, prima di presentare la commedia, la Calabria purtroppo è ultima per l'iscrizione per la donazione degli organi. Buonasera, la Calabria purtroppo detiene un primato triste, è tra i primi posti, ma per la percentuale di opposizioni ed è tra gli ultimi, insomma, direi in fondo alla classifica per quanto riguarda la percentuale delle donazioni. Quindi è un dato che deve far molto riflettere, perché i nostri pazienti che necessitano di un trapianto, che noi chiamiamo riceventi, sono iscritti nelle liste di attesa del nord, quindi dell'Emilia Romagna, della Toscana, della Liguria. E questo è una cosa molto triste, perché abbiamo praticamente perso quello che era il distintivo del nostro modo di essere meridionali. Quello di essere aperti. Quello di essere propensi ad aiutare l'altro, altruisti, generosi. Adesso andiamo a chiedere gli organi fuori. Ecco, ma vi siete chiesti come mai, perché la Calabria, perché non c'è questa rispondenza, non viene veicolata abbastanza, perché? Ma sicuramente c'è molta disinformazione. E infatti noi c'è la paura alimentata purtroppo da numerose fake news che si trovano su internet, da notizie che non fanno informazione ma fanno disinformazione e controinformazione vergognosa, per cui noi ci muoviamo con l'azienda della quale faccio parte, l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, ci muoviamo proprio con corsi di formazione e di informazione nelle parrocchie, nei comuni, laddove è presente la legge che impone l'obbligo all'ufficiale dell'anagrafe di chiedere al momento del rilascio della carta d'identità se si è donatori o meno. Se si vuole essere donatori. Quindi lavoriamo nei comuni, nelle parrocchie, nelle scuole, e poi abbiamo trovato questa occasione che ci ha dato il nostro grande artista Piero Procopio di una strategia comunicativa alquanto innovativa, che è la commedia, che appunto un po' scherzosamente, un po' molto seriamente lancia dei messaggi molto importanti. Sa che c'è sotto queste condizioni,
E batti la mentire incinta dopo prima arrivata. No, 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 papà, non tu sei una disgraziata. Tu sei una poco di buono, prima non ma ti dico un'altra parola. Tu sei una cosa fetusa. Tu mi rovinasti la vita mia. Tu sei paia e mamma. Fuori da questa casa. Fuori! Vattene, non voglio mai occuparti mio. In casa mia. Cosa fetusa. Vattene via. Vattene via. Cosa fetusa. Cosa fetusa. No, tu non ti meritavi. Tu non ti meritavi la figlia come Monica! Avessi gli occhi solo, papiglia cuco era malato, mentre all'altro, all'altro ci pigliasti tutto, papà! Era l'unica cosa da fare, perché così facendo ho salvato te e una parte di me. Impegno casalingo al Palascoppa per il Volley Soverato che domenica 17 novembre alle ore 17 sfiderà la compagine friulana del Cidia Talmasons nel match valevole per l'ottava giornata di andata del campionato di Serie A2, Girone A. Le soveratesi vogliono tornare alla vittoria dopo lo stop in casa della capolista Marignano. Vediamo il servizio. Con il vice coach del Volley Soverato, Diego Boschini, presentiamo questo match di domenica prossima in cui il Volley Soverato ospiterà la neopromossa Talmason, compagine friulana neopromossa, che farà visita quindi alle biancorosse, una partita come tutte le altre che sarà sicuramente impegnativa, un Soverato voglioso di riscattarsi dopo il KO di domenica scorsa in casa della capolista. Sì, come dici te, vogliosi di riscattarci, di fare una bella partita, soprattutto in casa, dove finora comunque abbiamo sempre dimostrato di farne un punto di forza il Palascoppa, quindi sicuramente la voglia c'è tutta, il lavoro in palestra è sicuramente ottimo. Certo, si va a incontrare una squadra che comunque non è assolutamente, pur essendo non è promossa, da non sottovalutare in tutti i sensi, perché comunque c'è una banda che ha già fatto la 2 l'anno scorso, Jolie, c'è comunque una posta straniera abbastanza buona, hanno dei centrali comunque buoni e soprattutto hanno fatto anche dei risultati importanti contro Sassuolo, in casa di Sassuolo dove noi siamo andati a perdere, loro hanno vinto, quindi sicuramente è una squadra che fa del suo punto di forza l'ordine in campo, perché sono ben messi in campo e noi troverà a trovare la chiave giusta di volta della partita per poter scardinare questo loro ordine. Ci avviciniamo praticamente alla fine del girone d'andata di questo girone A in questa regular season, un Soverato che è stato probabilmente un po' altalenante nelle prestazioni, la classifica comunque buona, terzo posto, un Soverato che però dimostra di poter avere ancora margini di crescita, forse deve trovare quella continuità di gioco che gli permetterebbe anche di conseguenza di avere una continuità di risultati. Ma io credo che sì, i risultati chiaramente sono da vedere, sono piuttosto altalenanti, però mi soffermerei comunque su quanto di buono la squadra sta facendo nelle condizioni chiaramente in cui lo sta facendo, che non sono di certo delle condizioni del tutto al 100% ottimali. Quindi queste analisi comunque andrebbero viste sempre un po' a 360 gradi, quindi è un po' difficile. Sicuramente il nostro obiettivo è quello di far sempre meglio, questo è fuori discussione, quindi si entra in palestra ogni volta e si cerca di dare il massimo.
Con Anna Caneva presentiamo questa sfida di domenica contro Talmason qui alla Palascoppa, un Soverato che deve riscattarsi dopo la prova di domenica scorsa a Marignano. Sappiamo che le partite casalinghe sin qui sono state un punto di forza per il Volley Soverato, che ha sempre vinto, quindi è importante riprendere la corsa. Ciao a tutti, sì, sicuramente il fattore casalingo per noi è importante, in questo momento ci ha solo che portato insomma delle grosse soddisfazioni. Ora ci dobbiamo riprendere, sì, da una sconfitta, comunque era con una squadra veramente molto ben organizzata. Adesso noi dobbiamo pensare solo a domenica, un avversario sicuramente da non sottovalutare, anche perché a noi servono questi punti per continuare un buon cammino che già stiamo facendo. Quindi niente, testa domenica e giocare bene. Un terzo posto da rafforzare attualmente, ma con la consapevolezza che questa squadra ha margini, per, margini di crescita e quindi ha un roster che può migliorare ulteriormente. Ovviamente ci sono state delle difficoltà anche per via di alcuni infortuni in questo avvio di stagione. Sì, sicuramente abbiamo grandi margini di crescita, anche perché sembrano tante partite, ma siamo ancora solo al girone di andata. Quindi c'è ancora tanto da fare, da lavorare, tanti punti da poter prendere. La maggior parte di noi è molto giovane, quindi sicuramente avrà da dare ancora, ancora tanto, e noi con loro. E, per ora, comunque, anche se sono state delle partite difficili, ce ne sono altrettante che ci possono dare delle grosse soddisfazioni. Siamo terze, è comunque un buonissimo risultato, e non ha così troppi punti, comunque, essendo appunto solo il girone di andata. Infine l'ultima domanda, praticamente mancano solo due gare al termine del girone di andata. Che idea ti sei fatto di questo girone A del campionato che sta disputando il Volley Soverato, che si preannunciava faticoso anche con ritmi molto intensi, perlomeno per quello che si è visto sin qui si sta confermando tale? Sì, sicuramente ci sono delle partite come frasettimanali che non ti permettono di lavorare come vorresti sempre, però noi abbiamo la testa su ogni partita, quindi cerchiamo sempre di affrontarla al meglio. Si sta per concludere con due partite, ci sono sicuramente delle squadre che nonostante la classifica non sono da sottovalutare, perché è un girone abbastanza equilibrato. Per ora la prima in classifica si sta dimostrando leggermente più avanti delle altre, ma è lunga, quindi cercheremo tutti, come altre squadre, penso, di fargli lo sgambetto. Noi dobbiamo solo stare attente partita dopo partita. E anche per oggi è tutto l'appuntamento, come sempre, con le prossime edizioni del TG. A voi tutti l'augurio di una buona serata.